Ciao bellissime donne, come state? Settimana splendida, sole meraviglioso, inizia la primavera, siamo in tema San Valentino e quindi oggi un video spesa dedicato a ciò che Lidl propone in questa settimana. Settimana di San Valentino, settimana greca, sono andata giusto per prendere il pane e il latte essendo il Lidl sulla strada del ritorno quando esco dall'ufficio in pausa pranzo e vediamo cosa ho comprato. In onore della settimana greca, la feta che mi piace sempre tantissimo. Due etti vi metto, poi i prezzi. Speck del Sud Tirolo a garanzia, c'è anche la sagoma di Messner. Piace molto lo speck in casa, questo ha proprio il marchio di qualità del Sud Tirolo. Questo è il logo del Sud Tirolo che garantisce l'eccellenza dei prodotti anche del Sud Tirolo, è sempre Italia. Alto Adige, anche se è una regione a statuto speciale, però sempre Italia. Macinato misto di suino e bovino, mezzo chilo per fare le polpette. La mortadella, questa era in offerta, mortadella di Bologna, IGP. Le prendo anche in vaschette perché spesso quando faccio panini per i ragazzi a scuola si mantengono meglio. Se non le faccio per l'indomani o per il giorno dopo ancora, queste in frigo mi permettono con questa confezione di salvaguardare la freschezza. Due confezioni. Sarà 1 chilo di pollo in promozione, invece che 6,25 al chilo costava 5,35 al chilo, quindi ne ho preso una bella porzione abbondante. I teneri amici che erano in sottocosto perché la scadenza è a fine febbraio, ma tanto non arriveranno alla fine della settimana perché Filippo li cerca e quindi ogni tanto tocca accontentarlo. Questi teneri amici all'albicocca. No, OGM, prodotto in Italia, viene prodotto nello stabilimento di Casalmaggiore Cremona. Latte mi trovo molto bene. Pane di semola, questo filone è buonissimo. Mi lego i capelli perché col vento che c'è stato mi vanno ovunque, mi diventano elettrici e sono ispidi come quelli di un riccio. Anche queste yo-yo Motta erano in offerta e ogni tanto le prendo. Foglie, questo prodotto dolciario da forno, ma ai ragazzi ogni tanto piace sgranocchiare qualcosa quando studiano e sempre per alternare magari alla frutta, pane marmellata, lo yogurt, queste comunque sono da tenere in casa. Comunque con tre ragazzi in crescita mi mangiano la qualunque, quindi qualsiasi cosa io faccia, che siano ciambelloni, torte, crostate, torroni, pandori, le faccio, le sforno e finiscono. Quindi ho bisogno di riciclo, di riassortire la dispensa. Passiamo adesso proprio alla spesa di San Valentino. Ho preso queste due confezioni da 250 grammi di cuori ripieni con mozzarella di bufala campana DOP e pomodoro. In teoria il pomodoro dovrebbe essere nella sfoglia. Un'idea sfiziosa da vedere rappresentato nel piatto. Proprio un tripudio di cuori per festeggiare San Valentino, un'idea graziosa. Ispirati dallo stesso mood, questi gnocchetti di colore. Ogni confezione pesa 500 grammi e sono gnocchi di patate e gnocchi di barbabietola rossa. Prodotto da Lidl Italia. Da il pastaio SRL. C'erano queste bellissime spugne, ne ho prese tre perché comunque le spugne in casa servono sempre poi per rinnovare quelle già in uso. Sono della Martini. La Martini
una ditta rinomata per quanto riguarda prodotti per il bagno. Dice che è un articolo di alta qualità, fatta nel rispetto delle norme di riferimento, ecocompatibile, non impoverisce fondali marini, realizzato con sistemi di qualità certificata, non testato sugli animali, realizzato con energia rinnovabile. Questo Martini S.P.A. Ho preso praticamente questa spugna al profumo sensuale per bagni afrodisiaci, fatta a forma di bocca e viola. Poi c'è questa per bagni romantici, fatta a forma di cuore. È molto morbida e poi ha l'appendino, vedete, il gancetto da appendere alla doccia. E poi ho questa spugna profumo avvolgente rossa, così con la mela morsicata. 14 pezzi racchiusi questo bellissimo cofanetto di Mon Cheri, che sono i miei cioccolatini preferiti e non potevo lasciarli lì. Bellissima, proprio anche da regalare, c'è addirittura il cuoricino con lo spazio per il nome della persona amata a cui regalarlo. Due bagno schiuma della Bionsen Zen Motion, questi li avevo presi anche nel periodo estivo, sia in azzurro che in verde, ed erano buonissimi. Ho preso delle profumazioni un po' più invernali, questo Gold Elixir, tè nero e la vaniglia, e questo al tè rosso e allo yuzu, che non so che cosa sia. La particolarità di questi bagno doccia è che nella parte retrostante hanno delle perle di saggezza zen. Il bianco dice: a questo mondo nulla accade per caso, mentre quello rosso è proprio la possibilità di realizzare un sogno che rende la vita interessante. Molto buono questo rosso, ci sento un che di fruttato, proprio frutti rossi, e questo è quasi più aromatico, orientale, profumo d'ambra. Buoni entrambi, sono prodotti in Italy, prodotto in Italia, eccolo qua, made in Italy da questo Coswell, innovatori italiani dal 1961. Ho preso anche questa cornice, ve la faccio vedere perché ho già fatto una prova appena arrivata a casa. Ha il pannello che si può totalmente rimuovere, ha questi due gancetti dove appoggiare appunto i chiodini, ed è molto carino per mettere un quad di foto di coppia oppure della famiglia. Il bianco va bene su tutto e secondo me è molto grazioso, mi sembrava il più sobrio, ce n'erano altri con le scritte love, però per quanto mi riguarda va bene così. Adesso queste sono stampe che possono tranquillamente essere rimosse, oppure per chi desidera le può anche lasciare, non sono male. Altro prodottino interessante è questo set di tazze dedicato all'uomo e alla donna che cambiano colore. Allora, queste due tazze, come vedete, a freddo sono bianca con la bocca sempre in nero, e qui c'è il baffo sempre su sfondo nero. Una volta che voi versate la bevanda calda, reagisce con il caldo e diventa questo, quindi questo
si illumina, il baffo diventa bianco. E lo stesso per quanto riguarda la bocca, prende colore con un bel rossetto rosso e anche la scritta rimane rossa. Mi sembrava una cosa carina, vi lascio sempre comunque i prezzi perché non mi ricordo. E poi, proprio perché siamo a San Valentino, sboccia la primavera, ma sbocciano anche i fiori, c'era questa bellissima pianta di gelsomino. Guardate che meraviglia, io lo voglio posizionare proprio sul davanzale della finestra che mi dà proprio sul balcone, è molto molto graziosa, una volta cresciuta poi andrà a finire in giardino, il gelsomino ha questo profumo inebriante che proprio ci fa già assaporare la primavera e la bella stagione che deve arrivare, oggi è proprio un inno alla primavera. Nulla mie care, questo è il video spesa, spero che vi sia utile, se avete visto cose interessanti nel video correte da Lidl, noi ci vediamo molto presto, un grande bacio, vi abbraccio, ciao!